Ci troviamo al ristorante Pizzeria Biffi, amici di Just. Questa sera finalmente si chiude un ciclo che ha avuto un grandissimo successo, il grande festival del karaoke dell'agenzia Eventi e non solo. Questa sera è la grande finalissima, 14 finalisti in gara, uno di loro si aggiudicherà il premio di 300 euro e avrà la possibilità di aprire il grande concerto di Clementino il 24 luglio alla Terza nel campo Madonna delle Grazie. A fianco a me c'è il direttore artistico del concorso, pronto nella sua veste ufficiale di coordinatore di tutta la giuria, di cui adesso ci parlerà. Donna, ormai siamo diventati proprio a livelli, sì, ha ragione Angelo, siamo arrivati alla finale del Biffi e quindi oggi questi 14 concorrenti si sfideranno per far sì che il primo vinca le sue 300 euro e poi si aggiudica anche la possibilità del concerto di aprire il concerto di Clementino. E allora io adesso devo congedare Vito perché 8 giurati ha detto all'inizio, ma non se ne vede nemmeno uno, quindi dove vai adesso? Adesso li vado a prendere, però c'è un'altra sorpresa, cara Just TV. C'è la sorpresa che stasera tra il pubblico abbiamo la coordinatrice di Italian Got Talent ed è qui per prendere o guardare qualche nuovo e allora vado artista. Io. Vado io allora. Ma tu lo sai che per me ci sei sempre prima tu e però vedremo anche qualcun altro. Quindi nel corso della serata adesso la nostra Maria Carmela si fermerà anche lei a cena con noi e vi mostrerà un po' i concorrenti e quello che succederà durante la serata. Ci vediamo subito dopo, amici di Just, la serata comincia adesso ed è lunga. Ciao! Ciao! E sempre nel corso della serata, nella grande finale del Festival del Karaoke, abbiamo fatto una puntatina, amici di Just, velocemente in cucina dallo chef, il signor Nicola Valente. Come sta andando? Ma io devo ringraziare il signor Angelo Chomel per quello che ha combinato qua. Cioè, sono contentissimo e stasera è proprio una serata un po' emozionante. A Mr. Lapo, il signor Lapolla, le polpette le hai mandate stasera? No, polpette niente, tutta a base di pesce, stasera è una serata particolare. Abbiamo visto che ci sono questi animali qui pronti per essere cucinati. Abbiamo delle pettinesse, aragosta, pesce spada e gamberoni reali. E tirando le somme, Nicola, possiamo dire che è stato un grandissimo successo. Sì, un successo straordinario, anche io vi devo dire una cosa, che lo voglio rifare di nuovo per l'inverno. Quindi ci sarà subito una seconda edizione verso ottobre con un'altra edizione, altri 3 mesi qui al Biffi. Sì, sì, ci sarà sicuramente altri 3 mesi a ottobre. E voglio anche vogliamo invitare insieme i cantanti, tutti quelli bravi a cominciare a prepararsi per la nuova edizione. Sì, io sono contento e quindi faremo di nuovo come abbiamo fatto adesso e quindi sarà una cosa bellissima, diciamo, anche per il territorio di Cinusca e sono contento anche loro. Anche perché spieghiamo che questa sera c'è stata una particolarità, oltre ai 3 premi, che cosa è successo Nicola? Che cosa hai fatto oggi pomeriggio? È successo perché io ho fatto tanti premi perché ho fatto dei sponsor che giustamente c'è parecchia gente che merita, diciamo sono dei cantanti diciamo che non sono professionisti però meritano anche loro, io ho fatto per loro qualcosino di ricordo per me. Quindi ti sei fatto un giro degli sponsor? E io devo ringraziare tutti gli sponsor che hanno aderito, qui non voglio fare nomi, farai tu nome dopo in sala, quindi io ringrazio assai loro. Grazie Nicola, ci vediamo allora più tardi con la grande uscita, là c'è una sorpresa, vogliamo anticipare, uscirai verso la fine perché hai preparato una torta particolare per loro, quindi esco io per loro. Ci vediamo dopo. E allora ci siamo, è il momento di dedicare un omaggio dolcificante, diciamolo tra virgolette, per tutti coloro che hanno partecipato al Festival del Karaoke edizione ristorante Biffi e a tutta la giuria. Eccoli i concorrenti Just TV prima della premiazione, sono stati giudicati dalla giuria, stanno attendendo il risultato, siamo pronti per la classifica e volevo prima di tutto procedere con le premiazioni del Festival del Karaoke, premio per l'interpretazione con affetto Lela. Allora questo premio
va ad Ilaria. Ecco, allora, viene premiata Ilaria da parte di Lela, facciamo l'applauso. Ecco qui, Rita prende il premio e ancora. Nicola è facilmente, si commuove facilmente, Lela. Tanto affetto e rispetto da tutto il cuore. E lui si prende i baci, a me mi dà la tanga e lui si prende i baci. Aspetta, tu ti prendi questo, no, ah, allora questo lo metti, vabbè, questo lo metti nell'ufficio, è come se... No, prendilo tu, e voglio dire, ma perché non lo prendi tu, voglio dire... Scusa, prendilo tu, Leila, grazie. Che si intende nell'eleganza, nel... come fare... io delle città, dell'immensità... Ecco, vediamo, a Roma. È sigillato, comunque dentro ci sono, è stato sigillato, ci sono prodotti caseari, scamorze, è stato sigillato, praticamente a Natale è stato sigillato. Allora, premio miglior acuto premia con un premio da parte della fiorissima Donno Jenny, miglior acuto. Premio Fedeltà premia Teodoro Lo Savio Oggettistica, vince la signora Margherita miglior interpretazione va a Leone Simona. La bottiglia, vedi? Tu ricevi la bottiglia che si pregherà tuo padre. Viva terza e vince niente, perché come se arrivi quarta. Ilaria. No, adesso c'è il premio, questo lo diamo, perché come se arriva terza a pari merito, quindi farete metà ciascuno. Leone Simona. E allora, amici di Jazz, siamo giunti alla conclusione di questo grande percorso durato 3 mesi e mezzo. Eccola qua, la vincitrice scelta dalla nostra giuria e da chi è stata scelta? Dal nostro Mr. Lapo, è stata scelta dai giurati, ha vinto Jenny Donno. Ha vinto il premio in denaro offerto dal ristorante Biffi e in più aprirà il concerto di Clementino il 24 luglio alla terza allo Stadio Comunale Madonna delle Grazie. E adesso ci fa riascoltare il brano. Ci vediamo alla prossima. Sì, alla prossima. Va bene. Ciao.